Sono le 17.33 e 55, Emanuele. Sì, devo ringraziare un amico, Luca Anzanello, che mi ha mandato gli auguri di buon lavoro per il ritorno qui sulla pedana di lancio di Cape Canaveral, o per meglio dire di Saxa Rubra, per Sabato Sport. Lo ringrazio. E adesso eccoci qua, torniamo da Emilio Mancuso. Eccoci qua con la Schiavone che è 6-2-4-0. Torniamo al Roland Garros. Eccoci qua dal tango argentino al tango di Francesca Schiavone. Torniamo allora a Roland Garros, Emilio Mancuso. Eccoci qua, 30 pari sul servizio di Francesca Schiavone. Sì, torniamo al tennis, è cominciato il match, credo, fra Nadal e Fognini, ne chiediamo conferma al nostro inviato al Bois de Boulogne, vale a dire a Emilio Mancuso. Eccoci qua, proprio così, è cominciato da pochissimo. Vai Mancuso. Eccoci qua, siamo tornati in postazione dopo la conferenza stampa di Francesca Schiavone. Emilio Mancuso, qual è la situazione nella seconda partita? Eccoci qua, 1-0 Fognini nel secondo set. Torniamo al Roland Garros, Fognini contro Nadal, la situazione da Emilio Mancuso. Eccoci qua, 2-1 Fabio Fognini nel secondo set. Rubando la parola al collega Mancuso, eccoci qua con il nostro amico Nicola Binda, capo servizio della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Nicola Binda. Nicola? Nicola non c'è. Lo recupereremo. Un buco di collegamento. Intanto possiamo. C'è qualcuno che inneggia. Viva Emanuele, dotto l'enciclopedia vivente. Vabbè, ma lo sapevamo dopo tutto. Che tu quando sfoggi. Piano con i lubrificanti, diceva il grande Gilberto Govi. Niente, cerchiamo di recuperare Nicola Binda. Se no, mettiamo. Torniamo un flash ancora dal Roland Garros da Emilio Mancuso che ci risponderà. Eccoci qua. Ciao Emilio, a te la linea. Ecco, benissimo, benissimo. In attesa. Che ritrovate Nicola Binda, 7-6, 4-2. Torniamo al Roland Garros dal nostro Emilio Mancuso, Nadal Fognini, la situazione. Eccoci qua, direbbe il nostro amico Alex Britti, 7-6, 5-3, tutto per Rafa Nadal.